Un reparto di partigiani della Brigata Garibaldina irruppe nella notte del 6 luglio del 45 nel carcere della città. Non disponevano di elenchi di fascisti, quindi li cercarono e, non trovandoli, scelsero le vittime tra i 99 detenuti del carcere. Tra questi solo 8 erano stati indicati al momento dell'arresto come detenuti comuni, mentre 91 erano stati incarcerati come politici di possibile parte fascista, sebbene non tutti fossero ugualmente compromessi con il fascismo e anzi in molti casi fossero stati arrestati per errore. Le vittime ammassate in uno stanzone furono crivellate da raffiche di mitra, tanto che il sangue sprizzò fino al soffitto. Questo orrore fece pronunciare al generale americano Dunlop, governatore militare alleato nel Veneto, queste parole: «Mai, prima d'ora, il buon nome dell'Italia è caduto tanto in basso nella mia stima».